Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati qui su Expedition Viking, episodio numero 75, tra l'altro. Allora, abbiamo scoperto che adesso il nostro Ketil fa delle robe potentissime e il prima possibile dovremo poi acquistare degli upgrade, cioè del salvage della roba per fargli craftare l'inverosimile di armi e armature. Allora, chi prendiamo? La solita gente. Anche se tizio là non è tanto contento, il nostro Asleifr, per ora. Dobbiamo tornare dal tizio e dirgli, wey, abbiamo fatto tutto, avevamo altre pezze, no. Nessun'altra cosa da dire. Ah, tra l'altro qua dovrebbe esserci anche il mercatino delle pulci. Andiamo un attimo prima del mercatino. Dove che era il mercatino delle pulci qua? Da Eadgdfu. Non so quanto siamo messi bene come rapporti, però vai un po' di salvage potremmo comprarlo, no? Anche dando magari via un po' di razioni. Fair prices, ok. Vendor ha solo dei 10 salvage. Quanti salvage ci dai per... 120 razioni? E se te li pago invaluable? A caspita. Vabbè, dai, ci... No, non so. Ma sì, dai, abbiamo un sacco di razioni. Possiamo vendere qualcos'altro? Erano reazioni, ne abbiamo già vendute abbastanza. Medicine ne abbiamo un po'. Quanto ci dà? Una medicina 16 valuable. Per 1200 valuable sarebbero? No. No. 72 medicine, ma si può anche fare in realtà. No. Che tra l'altro dimenticavo, se diamo 10.000 a casa ci danno il bonus di prosperità al villaggio. Bloody mercenaries. Tanto secchiamo poi anche tutti voi, nessun problema. Sono andato, merce hanno su Liral, lotto. Molto bene. Poda, provvedi perché sia pagato per i suoi servizi. La tua ricompensa. Ok. Ora parliamo di... Vostra maestà, cosa cos'è? Il nemico sta arrivando, vostra metà. L'armata di Osred sta entrando a Ingilwood da sud. Sei sicuro? L'ho visto io stesso, vostra maestà. 500 uomini, dalla mia stima. Dobbiamo prepararci. Vada, informa gli altri. Mazzetes? Vostra maestà, Osred conduce l'armata lui stesso. Lui? Non pensavo che quel vecchio ciccione potesse farcela. Che fortuna. Prepara la tua gente. Osred ha fatto un terribile errore a venire qua. Aspetta che stieremo nella difensiva, per cui cercherà di circondarci, ma non aspetterà te. Aiuta il fianco nord. Osred concentrerà il suo attacco a sud, così non potrà manovrare la sua armata intorno al campo. Fin tanto che tieni le nostre retrovie al sicuro, lo sconfiggeremo. Va bene. Quindi dove dobbiamo andare? Possiamo fare un upgrade magari di gente? 27, lui l'arco può portarselo al massimo, ottimo. Fico, 75% di danno ad area però. 21 per upgrade, no? Potenziamo le...
Questo, lei non ha più punti, lei vai di sì di coltellino. Benissimo, dove dobbiamo andare? Serio, dove dobbiamo andare? Questo è nord, scusatemi. E me ne starei sulla difensiva, scusatemi, no? È vero che poi ne arrivano altri, eh? Però... Grande Nefia. Gunnar, tu ci arrivi laggiù? No, infatti non ci arrivo. Però io ci arrivo, sì. Aia, niente. Allora, tu muovi qua. Mi sa che però non gli facciamo niente per rimbalzare sullo scudo. Infatti. Possiamo fare un demoralize. Aia! No, ho bisogno di lui. No, ma il doppio colpo può farlo solo se non è... Ok, tirato giù scudo e lui insieme. Allora, facciamo una cura su... Lui prima. Adesso tra un turno però arrivano i rinforzi, per cui non vorrei rischiarmela troppo. Tu riesci a... No, un corno. No, farei che aspettiamo. Infatti. Tutti spottati, ovviamente. Ah! Allora. Intanto Roskva, poi il curino su Gunnar prima che lui parta alla carica. Poi allora, io mi sposterei un attimo qua, così da... Ma perché flanked? Questo è terra. Ma non è... Si è buggata, mi sa, la situazione. Ha un 89. Se andassi di doppio, avrebbe un doppio 44. Ma invece quella roba nuova che abbiamo adesso? Deflected e l'altro c'è resistito, porca pupazza.
Ok. Ce ne rimane più uno lassù, vabbè. Vai charge. Mi sa però che, scu che scuda tutto, fai questo. Tiragli un sasso, non so cosa fare, tiragli un sasso anche tu. Mi è mancato. Poi dei sassi, nefia, non lo so io. Ah, ok, ho fatto il tactical move e niente, andrei qua e retrocederei un attimo. Allora, no, però se retrocedo vado là dove c'è il fumogeno, non è buono. Mi continui a dire l'attacco d'opportunità di quello, ma. No, non mi dire che si è buggato. Adesso sta aspettando l'animazione di quello che però è morto. No, dai, no. Sì. Si è impallato. E nulla. Dobbiamo rifare il combattimento, per forza. Ok, ho riavviato, stiamo caricando. Solo qualche istante, speriamo. Ah no, dove c'è? Ben prima della cosa. Dove siamo? Ah, siamo nella tenda prima di andare a fare la battaglia, ok. Quindi avevamo ancora da far salire chi che era? Ketil forse. Sì. Avevamo maxato questo e poi avevamo iniziato la battaglia. Allora, no, che sfortuna, adesso siamo posizionati un po' peggio, mi sa. Forse più anche arrivando di qua e poi di là. No, il demoralize. Tutti spottati come al solito. Allora, con carica dovrebbe bastare. Quello si intangla se va là, per cui no. Posso fare l'extent da qua? No, neanche. Facciamo un anticipate opening.
Era solo scudo, secondo me non gli facciamo proprio un bel niente. Infatti. Abbiamo solo Harry ha il dato. Aia! Basta questo demoralizzo del Mangola. Ma cosa? Non l'ho schivato. È vero, you messed with the wrong woman. Ai, no, non può muoversi vicino, non può avvicinarsi. Porca pupazza, la perdiamo. Questo è anche demoralized, no. Penso di no. Ce la fai? 58%. Yes! Yes! E gli altri li avanzerei qua in modo da essere in difensiva di Nefia. Finché non potrà ricevere delle cure un po' più sostanziali. Interrupting, ma spero che avanzino così che non devo pigliarmi l'interrupting. Infatti, allora curami Nefia che se l'è vista proprio male sto giro, però di là mi sa che ci becca tutti se andiamo là. Proviamo a farglielo sprecare con la Slayfre. Spero solo che poi non arrivino dall'altro lato là dietro, perché è anche probabile. Aia. Scusami, sei scemo? No, sono più scemo io. Tiro su comunque. L'altro ha sparato, quindi non dovrebbe più essere in interrupting. E infatti. Mi sa che non lo piglia proprio perché c'è il dislivello, no, infatti. Dove arrivano gli altri? No, al prossimo turno arrivano. Sì. Noi tu, Nefia. Ma chissà gli altri da dove arrivano, però.
Nel fine, nel dubbio, mettiti qua in mezzo. Cavolo, sono in 7. Sono ancora in 7. Tra l'altro ho potenziato tantissimo l'arco che al momento mi è stato completamente inutile. C'era uno che si mette a scappare fortissimo, no, sembra di no. Per ora. Allora. Proviamo 78. Yes, grande Ketil che non delude. Nefia è un po' più impedita perché è in ritardo, uno mancato. Due mancato grande. Allora, io direi che su quello gli facciamo un hook and slash. Ah no. Nefia non può spostarsi. A meno che non stunno la gente. Quella ha due addosso. Ok, almeno deve aver tirato giù lo scudo. Vado così. Però lui se fa il tactical move. Pigliati l'attacco d'opportunità. Arriveremo con Roscoe a curare se possibile. Ne rimangono 4, ma noi non siamo messi benissimo. Cioè no, in realtà è solo Roscoe che è messa male e non ha più cure. Aia. Ok. Aia. Però sono gli ultimi che ci restano da... No, facciamo questo perché ha tutto lo scudo ma gli è rimasta pochissima vita, per cui uno va via e l'altro lo tiro giù. Ottimo. Se tu stunni, Roscoe dovrebbe poter fare un death blow. Ottimo.
Non hai un interrupt, vero? No, perché mi ha attaccato. Ok, con lui ho ancora Sealing Spire. Vai. E tiro giù, please. Data? Ah no, c'è ancora questa. Mi ero dimenticato. Top. Ottima, ben giocata, mi è piaciuta, mi è piaciuta, mi è piaciuta. Forse ho giocato peggio dell'altra, ma l'altra si era tutta rotta. Vichinghi! Cosa c'è? No, no, un gruppo di vichinghi che combatte con gli uomini di Osred. Sono guidati da una donna che combatte come un demone. Redguard. Dovete liberarvi da qui e andare a combattere con questi vichinghi, per favore. Con molto piacere. Questa pazza bicchia. Si è unita a Osred giusto per dar contro noi. Questo confronto è da lungo che dobbiamo. Ho sentito molte storie di Redguard. Dicono che combatte con la velocità di un lupo e che è assolutamente senza onore. Ci ha dato abbastanza fastidio dalle linee laterali. È tempo che ce ne occupiamo, una volta per tutte. Ok, per cui nulla, direi che questo lo vediamo nel prossimo episodio. Io, come al solito, vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.